Raddoppio ferrovia, primi 450 milioni per il tratto tra Pistoia e Montecatini. In corso la progettazione per quello tra Montecatini e Lucca. Del Ghingaro si presenta, l'ex primo cittadino di Capannori inizia la sua campagna elettorale a Viareggio con il sostegno della senatrice Granaiola e di Rossella Martina, ma non è ancora chiaro sotto quali simboli scenderà in campo. Boccherini Open apre con Vecchioni, presentato il programma degli eventi 2015 dell'Istituto Musicale. Si parte mercoledì con un incontro con il celebre cantautore. La cravatta di Napoleone, presentato all'archivio di Stato il foulard che l'imperatore dimenticò la notte della sua fuga dall'isola d'Elba. Lo sport calcio è sempre più Ghivi Borgo, la formazione della Valle del Serchio lancia la sfida alle Versiliesi, Viareggio e Camaiore per la vittoria del campionato di eccellenza. La beffa arriva al Golden Goal, CGC perde la finale di Coppa Italia con Breganze, ma lancia un segnale alle avversarie per il finale di campionato. Bentrovati, nuova edizione del TG Noi, lo avete sentito dai titoli, in primo piano il raddoppio della ferrovia fra Lucca e Firenze. Per essere ancora più competitiva e attraente, la Toscana ha bisogno di infrastrutture di trasporto adeguate, servono ai cittadini e alle aziende. Queste le parole con cui il presidente della regione Enrico Rossi ha annunciato che è finalmente pronto l'investimento da 400 milioni di euro per il raddoppio della ferrovia tra Pistoia e Lucca. Per far partire velocemente i lavori, la giunta regionale ha dato il via libera all'accensione di un mutuo da 200 milioni da estinguere in 20 anni. I lavori per il raddoppio nel tratto da Pistoia a Montecatini saranno affidati entro agosto e partiranno per la fine dell'anno. Per il tratto da Montecatini a Lucca è in corso invece la progettazione. Oltre al mutuo, la Regione investirà altri 35 milioni attraverso un contributo diretto che servirà a finanziare la soppressione dei passaggi a livello ancora aperti. Saranno infatti sostituiti da ponti e sottopassi. L'altra metà della torta delle risorse necessarie arriverà dal governo che per il raddoppio della ferrovia tra Pistoia e Lucca ha già stanziato 215 milioni di euro. E ci sono altre buone notizie perché non solo l'oggetto dei finanziamenti licenziati oggi dalla Giunta regionale riguarda il raddoppio della ferrovia, ma anche un contributo straordinario al Carnevale di Viareggio che cresce di altri 250 mila euro e un sostegno per il Festival Pucciniano che si vedrà arrivare dalla Regione un contributo straordinario di 260.000 euro per il 2015 e di 660.000 euro nel 2016 e nel 2017. Parliamo di Carnevale. Il commissario della Fondazione Stefano Pozzoli ha annunciato alcune novità che riguardano i prossimi mesi, primo fra tutto il trasferimento della Fondazione Carnevale dal Palazzo delle Muse alla Cittadella per un risparmio dell'affitto di 20.000 euro. Annunciate anche altre date, lo sentiamo. Beh, non siamo ancora fuori pericolo perché ci portiamo dietro il peso della situazione precedente. Quindi abbiamo un indebitamento di 2 milioni che viene dal passato che ovviamente dobbiamo governare. Beh, le mie priorità sono... Intanto stiamo organizzando la premiazione dei vincitori che faremo all'aperto o in Cittadella o più probabilmente al Principe di Piemonte il sabato di Pasqua. Poi stiamo pensando di fare una rievocazione del Carnevale in via Regia. E infine il grande appuntamento del Carnevale estivo il 14, 15 e 16 agosto. Il mio mandato scade il 30 giugno. Ovviamente se ci sarà bisogno di un po' di tempo per individuare un successore, penso a un mese, al mese di luglio, certamente lo farò. In attesa delle premiazioni si chiude il Carnevale di Viareggio anche per quanto riguarda Noi TV.
Quest'anno ci ha visto impegnati in una coproduzione con Rete Versilia senza precedenti. Noi TV e Rete Versilia che hanno consentito di portare le immagini del Carnevale in tutta la Toscana. Sono state infatti realizzate ben 18 ore di diretta dai viali a mare, con il coinvolgimento per ogni puntata di 16 persone, tra tecnici e giornalisti coordinati dalla sede di Noi TV a Lucca. Un impegno che ha visto l'utilizzo per ogni corso di un doppio collegamento satellitare e poi 4 telecamere HD, 2 regie, un impianto audio che ha microfonato 5 persone lungo i viali, senza contare anche 5 trasmissioni di avvicinamento ai corsi intitolate Effetto Carnevale, 6 appuntamenti in diretta dagli studi di Noi TV con il processo al corso e 4 al mattino dedicati all'aperitivo del Carnevale da Piazza Mazzini. Lasciamo la pagina dedicata al Burlamacco, parliamo ancora di investimenti che ricadranno sul territorio, ne ha annunciati per oltre 100 milioni la società che gestisce i servizi idrici integrati nella Toscana del Nord. 107 milioni di euro di investimenti nel triennio che va dal 2015 al 2017. Li ha annunciati Gaia, la società di gestione delle risorse idriche della Toscana del Nord, che ha organizzato un incontro con le associazioni di imprese presenti sul territorio proprio per presentare il programma di beni e servizi e degli appalti delle opere per il prossimo triennio. Gaia prevede l'acquisto di beni e servizi per quasi 60 milioni di euro per manutenzioni e forniture e appalti per altri 48 milioni. Il gestore idrico quindi genererà una domanda rivolta a tanti operatori economici che dovranno essere selezionati attraverso procedure di gara in pieno regime di trasparenza. Tra gli appalti con i maggiori importi nel 2015 ma anche per gli anni seguenti, le gare per la manutenzione delle fognature nere 6 milioni di euro e per lo smaltimento dei fanghi 5 milioni di euro. All'incontro con le imprese si discuterà anche delle novità informatiche sulla gestione delle gare e sulla rendicontazione dei lavori via web. Cambiamo argomento, presentazione ufficiale della candidatura dell'ex sindaco di Capannori, Giorgio Del Ghingaro, a sindaco di Viareggio. Terminato il carnevale, a Viareggio inizia l'altro, quello della campagna elettorale per l'elezione a sindaco della città. All'hotel Villatina è andata in scena la presentazione della candidatura più attesa e più discussa, quella dell'ex sindaco di Capannori Giorgio Del Ghingaro, la cui proposta di candidarsi ha trovato l'appoggio di una parte del PD viareggino, ma non solo. A tenere a battesimo il suo nuovo delfino, la senatrice Emanuela Granaiola, insieme alla più grande sostenitrice di Del Ghingaro in questa prima fase della sua candidatura, ovvero Rossella Martina, capolista della lista civica Viareggio Tornerai Bellissima, all'opposizione nella giunta Betti, seppur di centrosinistra. Che quella di Del Ghingaro sia una candidatura che divide nuovamente il centrosinistra viareggino, allontanandolo dall'area PD canonica, lo dimostra anche la presenza di molti rappresentanti della scorsa amministrazione, che hanno dimostrato apertamente il loro disaccordo con le politiche del partito di centrosinistra. Primi tra tutti gli ex consiglieri Mei e Zappelli, che proprio dal partito di Renzi sono stati sospesi per 2 anni. Ma cosa ha spinto l'ex sindaco di Capannori a cercare un'affermazione elettorale in riva al Tirreno, in un comune commissariato in dissesto finanziario? Del Ghingaro riassume così le sue ragioni. Ci sono due motivi principali. Il primo è quello che ha a che fare col sentimento. Cioè, Viareggio è una città alla quale sono molto affezionato, una città che amo, una città straordinariamente bella, che vive un momento di grande difficoltà. E il secondo motivo riguarda la sfida. È una sfida importante, una sfida assolutamente delicata, che in qualche modo mi spinge a mettermi in gioco e a provarci. E sulla candidatura di Giorgio Del Ghingaro c'è stato un botte e risposta a distanza fra la senatrice del PD, Emanuela Granaiola, e il commissario del PD viareggino, Giuseppe Dati. La senatrice Granaiola domandava perché non candidare a Viareggio per il PD l'ex sindaco di Capannori. Il commissario Dati ha dato una risposta articolata su 3 motivazioni. La prima, secondo Dati, è che serve un candidato che conosca la città e le difficoltà di piccole imprese della cittadina e anche delle famiglie. La seconda,
questione è legata alla scelta dell'uomo, candidare un dirigente del PD, ha scritto Dati, un esponente della società civile, è una decisione che spetta al partito. Nel primo caso non sarebbe indispensabile andarlo a cercare accapandoli. Penso invece sia più opportuno proporre una persona esterna alla contorta vicenda politica locale. E Dati ha spiegato che in molti apprezzano la candidatura di Luca Poletti, piccolo imprenditore e presidente provinciale di un'associazione di artigiani che fa parte del Comitato del Porto di Viareggio e della Giunta della Camera di Commercio. La terza questione riguarda i sostegni delle liste, conclude Dati. Del Ghingore ad oggi candidato della lista di Rossella Martina, che quotidianamente attacca il PD. Mi domando quale prospettiva avrebbe una coalizione tra PD e Rossella Martina, che sarebbe sicuramente instabile e litigiosa. La cronaca, un marocchino di 53 anni è stato arrestato dalla polizia per furto aggravato al pronto soccorso dell'ospedale Versilia. L'uomo è stato sorpreso dopo aver rubato a un paziente disteso su una barella vicina il portafoglio ed è stato trovato anche in possesso di un coltello a serramanico. E nella notte c'è stato anche un furto al Brico fra Viareggio e Massarosa sulla via di Montramito. I ladri sono stati messi in fuga dall'intervento della Vesuvio. Cambiamo argomento. Le piccole e medie imprese del settore terziario si sono date appuntamento a Lucca con la Regione Toscana all'incontro Fare Impresa nel Terziario. Per far fronte alla crisi, la Regione ha attivato una serie di linee di finanziamento per sostenere le piccole imprese, con una particolare attenzione ai settori del turismo, del commercio e della cultura. Ci occupiamo adesso dell'Istituto Boccherini. L'Open del Boccherini a Lucca vedrà la partecipazione di Roberto Vecchioni. Sarà il cantautore Roberto Vecchioni ad aprire la serie di eventi del Boccherini Open, il cui programma è stato presentato all'Istituto Musicale Lucchese. Vecchioni incontrerà la città all'auditorium del Boccherini mercoledì 4 marzo alle ore 17, prima del concerto al Teatro del Giglio. È un modo per dimostrare l'attenzione dell'Istituto Boccherini verso la canzone d'autore. Il programma della stagione prevede poi una cinquantina di eventi tra concerti, incontri, seminari e masterclass di perfezionamento strumentale. Quest'anno con un denominatore comune: portare gli eventi del Boccherini sui palcoscenici della città di Lucca. Boccherini Open aveva già questa vocazione di aprirsi alla città. Nel cuore della città vuol dire ancora di più che il Boccherini entra anche in altre location, porta le proprie produzioni all'interno di altre locations, esce dal nostro auditorium del suffragio, che pure siamo orgogliosi di avere, ma lo vogliamo portare appunto in altri posti della città proprio per far conoscere la nostra capacità formativa e le nostre produzioni sempre di più, e sempre di più vogliamo che Lucca si appropri appunto delle nostre iniziative. Credo che anche quest'anno sia un cartellone molto ricco. Partiamo con l'incontro con Roberto Vecchioni per dare importanza anche a quella che è la canzone d'autore, e poi si sviluppa con importanti festival come il Bass Festival, come il Guitar Festival, il Viola Fest, che sono veramente importanti e sono forse unici in Italia. Continua con collaborazioni importanti con la ML, come quella del 24 aprile con un concerto dedicato a Mozart, Catalani e Weber. Poi avremo anche la replica, diciamo così, di un'iniziativa molto importante a livello regionale, che è stata quella della costituzione di un'orchestra dei quattro conservatori, e su questo siamo gli unici in Italia, l'unica regione in Italia che è riuscita a mettere insieme quattro conservatori e formare un'orchestra importante, imponente, per programmi importanti. Il sindaco di Pieve Fosciana, Francesco Angelini, sarà gradito ospite la prossima puntata di Diretta Sindaco, in onda sulla nostra emittente, mercoledì 4 marzo alle 21. Angelini risponderà alle domande dei cittadini, che possono essere inviate tramite una mail al nostro indirizzo noitv@noitv.it o in diretta tramite SMS al 348 655-9792. Adesso ci occupiamo di un importante cimelio storico dell'epoca napoleonica che è stato esposto a Lucca. La cravatta dell'imperatore
è stato presentato all'Archivio di Stato di Lucca, a cura dell'Associazione Napoleone ed Elisa, da Parigi alla Toscana, uno dei più preziosi accessori appartenuti all'imperatore francese. Si tratta appunto di quella che una volta veniva chiamata cravatta e che oggi chiameremo foulard. È di pregiatissima fattura e reca agli angoli la N sormontata dalla corona imperiale e un decoro. Quando la sera del 26 febbraio 1815, 200 anni fa, l'imperatore fuggì dall'isola d'Elba per il ritorno in Francia, questa cravatta rimase sotto uno dei cuscini della sua camera da letto. Uno dei servitori dell'imperatore ne capì subito l'importanza e la prese in custodia. Poi passò in mano a una nobildonna inglese e successivamente alla famiglia Castellani di Livorno, fino ad arrivare a Lucca. Si tratta di uno dei più importanti oggetti napoleonici conservati in Toscana ed è di grande significato che faccia la sua apparizione pubblica a Lucca, ormai riconosciuta come una delle capitali del sistema imperiale napoleonico. Questo è un ritrovamento, diciamo, con un'importanza a livello mondiale, in quanto che oggetti appartenuti al quotidiano di Napoleone sono pochissimi e, come sappiamo, quando vanno alle aste raggiungono anche delle cifre veramente notevoli. Questo in particolare è un oggetto che Napoleone usava moltissimo, sono le cravatte, che non vanno confuse con le nostre, e l'importanza di questo oggetto è che in tutto il mondo se ne conoscono due sole. Uno è conservato al Museo dell'Armée e l'altra è quella che abbiamo ritrovato qui in Toscana, e ci fa particolarmente piacere che in occasione del bicentenario sia diciamo, l'oggetto sia rimasto qui a Lucca, dove può essere conservato con grande attenzione. La presentazione ufficiale della cravatta imperiale si è tenuta sabato scorso all'Archivio di Stato, con un inaspettato successo di pubblico. Queste iniziative, che integrano ancora maggiormente, che illustrano ancora maggiormente la storia anche lucchese, non solo la grande storia napoleonica, indubbiamente non possono che avere un riscontro positivo per tutta la città e anche per l'immagine del nostro archivio, che nel solco della tradizione, della gloriosa tradizione dell'Archivio di Stato, riesce sempre ad ospitare iniziative e contributi che ingrandiscono e ampliano la storia di Lucca. Chiudiamo con una brutta notizia: lutto nel mondo dello sport per la scomparsa di Giuseppe Davini, 75 anni, presidente del Circolo Nuoto Lucca, figura molto conosciuta in città e per anni guardaline di calcio, addirittura anche in Serie A. I funerali si svolgeranno alle 15 di mercoledì nella chiesa di Sorbano del Vescovo. Alla famiglia, naturalmente, le nostre condoglianze. È tutto per la prima parte del TG Noi, un breve break e poi lo sport.